siamo una sorpresa fino a un certo punto, perché comunque, ripeto, quando ci stanno tante componenti che lavorano nel verso giusto, e prima citavo il discorso della società che è molto importante, i ragazzi hanno formato un bel gruppo, il pubblico sta avvenendo, lo vogliamo sempre più numeroso, quindi dobbiamo solo proseguire su questa strada senza montarci la testa. L'invito alla prudenza non è mai troppo, ma volare alto non fa male a questo Latina, secondo in classifica, ad un punto dalla sorpresa Napoli, si ad una partita da recuperare, ma soprattutto alle spalle una grande prestazione con cui ha battuto un forte Melfi, più di quanto possa dire lo streaming sito 1-0. Colpa delle tante occasioni sciupate da Mancosu, difeso a spada tratta dal suo allenatore. Un giocatore come Mancosu oggi meritava il gol perché ha fatto un grandissimo lavoro sulla profondità, ha aperto la difesa alla grande, peccato che ha sbagliato diverse occasioni, però il lavoro che ha fatto è stato eccezionale. Buono il ritmo iniziale, il Melfi si presenta con questo calcio di punizione di Guazzo, sventato da Martinuzzi, mentre i nerazzurri mandano al tiro Giannusa al quarto d'ora, pallone un filo lontano dal palo. Il Latina lavora all'avversario ai fianchi, ma si ferma sul più bello. Mancosu e Cafiero ne sono la dimostrazione. Per qualcosa di più concreto, bisogna aspettare il 22esimo, quando Pozzato in uscita rimedia su merito lanciata a rete. Se il match si appattisce, ci pensano le panchine ad accendere la contesa, schermaglie, paroloni, e finisce fortunatamente lì. Dopo la mezz'ora torna sotto il Latina. Al 31esimo Marinello cicca il pallone messo in mezzo da Tortolano a porta spalancata. Quindi al 44esimo azione di sfondamento di Merito e Polani. I lucani si rifugiano in calcio d'angolo. Pozzato, ammonito per proteste, reclama un precedente fallo. Le due squadre sono già con un piede negli spogliatoi, quando Toscano spedisce in aria il pallone giusto, deviazione di Mancosu, stop e girata di Enrico Polani per l'1-0 che deciderà la gara. È capitato che ha fatto un buon movimento Mancosu, mi sono trovato io con, diciamo, con le spalle alla porta, ma con un appoggio del difensore, dove sono riuscito ad aggirarlo e è riuscito a tirare in porta. C'è tanto Latina nel secondo tempo. Dopo un minuto Pozzato toglie dalla testa di Mancosu il cross di Polani. Al terzo blocca a destra di Tortolano. Al quarto Milella per poco non trafigge il suo portiere. Al quinto, sugli sviluppi del corner di Giannusa, la difesa respinge il tentativo di Berardi e Merito viene punito per simulazione. All'ottavo altro corner battuto da Tortolano, calcia Merito, respinge Pozzato, Mariniello segna in posizione di fuorigioco, gol annullato. Undicesimo rinvio di Martinuzzi, il rimbalzo inganna la retroguardia del Melfi, Mancosu botta sicura, respinge il portiere, riprende Mancosu e sulla linea salva Marino. Ventesimo dalla bagnarina Giannusa, sul secondo palo c'è Mancosu che coglie l'esterno della rete. Latina sappiamo che è una squadra che punta decisamente a vincere questo campionato, oppure a candidarsi fra le prime, insomma, non è che ha dei signori giocatori, quindi non vedo nulla di male che i nostri difensori o la difesa abbia sofferto in qualche frangente. Al 28esimo contusione alle costole per Polani, che esce tra gli applausi. Per lui nulla di grave, al suo posto Martinez. Al 38esimo scintille tra Tortolano e Marino, espulso per una gomitata fortunatamente a vuoto. Il parapiglia dura un paio di minuti, Sanderra previene e toglie Tortolano per Ricciardi. Finale, diagonale di Mancosu, si distende Pozzato. 43esimo sinistro di alleggerimento di Ricciardi, alto sulla traversa. Al 47esimo Mancosu, servito da Ricciardi, conferma che non è proprio giornata. 6 lunghi minuti di recupero e il francione continua a festeggiare.